una gara, questa sprint, che sarà di 13 giri con Jorge Martin in pole position, a fianco a lui Bezzecchi e Bagnaia, tre Ducati, seconda fila con Vignales, Aprilia, Pedrosa, collaudatore Deluxe della KTM, ed Aleix Espargaró, ancora Aprilia, terza fila per la KTM di Binder, la Ducati di Luca Marini e la Honda di Marc Márquez, in quarta fila l'Aprilia di Oliveira, la Ducati di Alex Márquez e quella di Raul Fernandez, gli altri azzurri, 14° Pirro, 19° Morbidelli, 21° di Giannantonio, ma ci siamo, tutto pronto, le luci si accendono e si spengono, la partenza molto buona di Jorge Martin anche dalla quarta casella dello schieramento di Maverick Vinales, poi arrivano come sempre le KTM, alla prima curva c'è Martin davanti a tutti, Bagnaia prende la seconda posizione sorpassando all'esterno Marco Bezzecchi che è terzo, c'è poi la KTM che dovrebbe essere di Pedrosa in quarta posizione davanti a Maverick Vinales ed anche all'altra Aprilia di Aleix Espargaró con Luca Marini poi in settima piazza, Binder ottavo, Marc Márquez in nona e Oliveira in decima, prova subito la fuga Jorge Martin, prova a scappare, non gli lascia spazio almeno per il momento le sue spalle Pecco Bagnaia, con invece Bezzecchi che prende qualche piccolo metro di distanza, ricordiamo il GR1 slitta di qualche momento al termine di questo primo giro che stiamo seguendo insieme con Jorge Martin sempre davanti a tutti, poi c'è Pecco Bagnaia ad inseguirlo a 2 decimi di distanza, mezzo secondo dalla testa della gara c'è già Marco Bezzecchi, Pedrosa è quarto, Vinales, Aleix Espargaró e Luca Marini sono questi i primi 7 con Marc Márquez che è ottavo, ha scavalcato Brad Binder, prova a rifarsi sotto dopo aver centrato ieri direttamente la Q2 grazie anche al traino di Dani Pedrosa, però in queste prime fasi sicuramente insomma un po' più competitivo di quello che lo abbiamo visto sin qui in questa stagione davvero molto tribolata. Ultima curva del tracciato di Misano, primo giro che si chiude con Jorge Martin davanti a tutti, Bagnaia secondo, Bezzecchi è terzo, Martin però prova già la fuga, oltre mezzo secondo di vantaggio su Bagnaia, linea il GR1 poi torniamo. E allora subito un riepilogo della situazione che è cambiata rispetto al termine del primo giro, siamo nel corso del quarto con Martin sempre in testa sì ma alle sue spalle attaccato, adesso c'è Marco Bezzecchi che ha scavalcato Bagnaia sfruttando un piccolo errore del campione del mondo nel corso del secondo giro, poi però con 2 giri record consecutivi si è riportato sul codone della Ducati del team Pramac dello spagnolo, Bagnaia è terzo tallonato da Dani Pedrosa, Pedrosa che ancora una volta la staccata di curva 1 dell'ultimo giro prova a trovare il varco giusto, Bagnaia però bravissimo come era stato settimana scorsa al Montmeló con Maverick Vinales a chiudere tutti gli spazi, vedremo se ci riuscirà per tutto questo ultimo giro, alle sue spalle le KTM di Pedrosa e Binder che sono arrivati sono agguerritissimi, Bagnaia è lì attaccato con le unghie, con i denti, con la voglia, con la determinazione a questo podio, terzo posto nella sprint, un occhio alla lotta per il terzo posto ma un occhio obbligatoriamente va anche davanti con Bagnaia che allunga di qualche metro su Pedrosa, qualche metro prezioso però nelle ultime curve che sta percorrendo anche Jorge Martin che proprio in questo momento è l'ultima curva del tracciato di Misano, Martinetor fa sua la sprint, terza vittoria sprint stagionale per Jorge Martin, Marco Bezzecchi è secondo, uno stoico straordinario Pecco Bagnaia è terzo davanti a Pedrosa e Binder e poi a completare le prime 9 posizioni, quelle che vanno a punti nella gara sprint ci sono Maverick Vinales in sesta posizione, Luca Marini in settima, Aleix Espargaró in ottava e Alex Márquez in nona che scavalca proprio all'ultimo il fratello Marc.